Ben ritrovati cari utenti di benessere.com. In questa puntata con il dottor Paolo Paganelli parliamo del mangiare a chilometro zero. Dottore, molto spesso i cibi che mangiamo subiscono trattamenti, trasporti molto lunghi da quando nascono e vengono raccolti. Che cosa significa mangiare a chilometro zero e quanto può essere importante per la nostra salute? Mangiare a chilometro zero significa sostanzialmente mangiare cibo che ha una relazione stretta col territorio dove noi viviamo e quindi dove lavoriamo, dove siamo cresciuti. È chiaro che se c'è una relazione molto stretta tra uomo, ambiente, territorio e nutrizione, chiaramente mangiare prodotti che sono vicini a noi anche dal punto di vista della distanza chilometrica è senza dubbio di grande vantaggio nutrizionale, in quanto non subendo evidentemente un trasporto, tutto ciò che ne deriva, quindi trattamenti se vogliamo per conservare il prodotto evidentemente durante il trasporto, mangiamo cibo sicuramente più sano e più legato alle caratteristiche del territorio. Quando un frutto, facciamo un esempio, un frutto che noi non abbiamo, può essere l'ananas o la banana, vengono raccolti nel paese d'origine e vengono trasportati nel nostro paese, in Italia, in Europa, cosa subiscono? Beh, subiscono inevitabilmente dei trattamenti, questo è ovvio perché bisogna comunque conservarli, bisogna evitare che ci siano dei processi di decomposizione fisiologici, se vogliamo, per certi versi, e quindi vengono trattati con sostanze che sono quasi sempre degli antifungini sostanzialmente, no? O degli elementi che rallentano il processo evidentemente di maturazione e poi di degradazione della sostanza organica. Questo è inevitabile per prodotti che arrivano da paesi molto lontani e quindi questi prodotti, come dire, conservati nelle stive, delle navi, chiaramente, hanno, tempi di latenza all'interno di queste stive che sono estremamente lunghi. Mediamente un prodotto che arriva dal Centro America raggiunge l'Europa nell'arco di 10, 15 giorni, 20 giorni, evidentemente. E nel momento in cui noi raccogliamo della frutta o della verdura, beh, quasi il 50% della caratteristica organolettica del prodotto, viene perduto, nell'atto proprio stesso della raccolta. Quindi le caratteristiche organolettiche di questi prodotti, vengono sostanzialmente dimezzate. Proviamo a immaginare cosa succede nel momento in cui queste vengono stivate, vengono lasciate poi magari nella stiva di una nave per una settimana, 10 giorni, 20 giorni, a seconda dei tempi evidentemente legati alle consegne. E non è che il cibo evidentemente che non è a chilometro 1 rispetto a chilometro 0 fa male. E ci sono però questi aspetti che andiamo a perdere evidentemente con il trasporto. Se io raccolgo una ciliegia dall'albero sotto casa e la consumo nell'immediato, ho delle caratteristiche organolettiche e nutrizionali che sono diverse, anche in termini di sapori, se vogliamo, rispetto a una ciliegia che è stata raccolta a Vignola, ok, in Emilia, la settimana scorsa per arrivare sulla mia tavola oggi. Quindi diciamo che la scelta parte dalla spesa. La scelta parte dalla spesa, per cui è consigliabile capire innanzitutto l'origine e provenienza del prodotto. Io insisto sempre molto sull'importanza della stagionalità, perché è chiaro che un prodotto di stagione è un prodotto che si lega al territorio, quindi è ovvio che le mele che verranno, come dire, pronte dal punto di vista nutrizionale nei prossimi mesi, sono mele che ovviamente avranno delle caratteristiche organolettiche sicuramente molto maggiori rispetto a quelle che sono state conservate, che magari hanno un'età completamente diversa, quindi sono state magari raccolte lo scorso anno. Il concetto però di rapporto col territorio è importante anche in termini, se vogliamo, di tutela dell'ambiente e quindi evitare trasporti. Pensiamo all'inquinamento e al risparmio che avremmo in termini evidentemente di consumo del territorio, di quello che viene definita poi dagli ecologi l'impronta ecologica che l'uomo mette in atto nei confronti dell'ambiente. E poi ci sono quegli alimenti che vengono raccolti dall'altra parte del mondo e poi vengono trasportati con l'aereo. Lì però forse Lì siamo di mantengono. fronte alla follia, se mi permette, dottoressa, perché è un capriccio il fatto di voler consumare una banana raccolta, voglio dire, il giorno prima e che ha raggiunto il nostro territorio, evidentemente, con un aeroplano. Proviamo veramente a pensare alla quantità di CO2 che viene emessa da un aeroplano, ok? E quindi il costo ecologico che questa banana ha.
La nostra dieta quotidiana può essere completa anche senza cibi che non Ma appartengono al nostro certo, territorio. assolutamente. Assolutamente sì, si tratta semplicemente di recuperare quei concetti, per esempio di dieta mediterranea, evidentemente no. Stiamo parlando di globalizzazione degli alimenti. Io credo che ogni paese, ogni società debba in qualche modo, in prima battuta, riconoscere, le proprie origini, la propria provenienza in termini anche di cibo. Poi sì, possiamo globalizzare il cibo, ma con la dovuta precauzione. Ananas e banane crescono anche nel bacino del Mediterraneo, quindi è meglio una banana dell'Algeria o l'ananas della Tunisia. Cibi che vengono raccolti in questa stagione possono anche essere congelati, in questo senso perdono delle Beh, no, beh, caratteristiche. questo è interessante. Sì, potrebbero essere teoricamente congelati. Io, per esempio, personalmente ho raccolto del tarassaco che utilizzo come depuratore delle funzionalità epatiche. Ok, ho raccolto del tarassaco, le radici di tarassaco ad aprile, le ho tagliate sottili sottili a fettine e le ho surgelate e le utilizzerò per fare delle tisane quando ne avrò bisogno quest'inverno. Grazie dottore per i suoi consigli. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi dell'attenzione. Ci rivediamo nella prossima puntata. Arrivederci.